Massimo Giacomelli, responsabile della rete dei consulenti finanziari di Widiba. Qua al Salone del Risparmio 2016 si parlerà anche di tecnologia, di fintech, di tutto questo fenomeno che sta un po' minacciando, insomma, tutta l'area tradizionale della consulenza finanziaria. Voi come la vedete? È una minaccia veramente per il vostro lavoro? Beh, direi che no, non è una minaccia, probabilmente un'opportunità. È un'opportunità per, io dico, fare un po' di pulizia, nel senso che il consulente finanziario che ha la gestione della relazione del cliente sicuramente non ha paura di una macchina. Se invece noi abbiamo un consulente finanziario che vuole ancora chiamarsi promotore finanziario e basare il suo rapporto con il cliente soltanto facendo asset allocation e andando a rincorrere tassi e rendimenti, e allora questa persona potrebbe avere un problema. Fortunatamente anche la MiFID2 sta andando sulla strada della consulenza, e quindi per quanto ci riguarda, ma soprattutto per quanto riguarda i consulenti finanziari che vogliono fare questo lavoro così come è giusto che lo facciano, non vedo nessun tipo di pericolo. Lei ha citato la MiFID2, altri cambiamenti sono l'albo del consulente finanziario, la trasformazione di APF in OCS. Ecco, voi come vi state attrezzando a questi nuovi cambiamenti? Quali saranno appunto le novità nel panorama dell'industria del risparmio gestito? Io penso che al di là di come uno si chiami, ACF, APF, consulente, promotore, io penso che l'aspetto importante sia quello di mettere al centro le esigenze del cliente e soprattutto di saper ascoltare le sue esigenze e di lavorare per un'azienda che sia in grado di non condizionare le scelte che un cliente debba fare sulla base di sistemi incentivanti o provvigioni o remunerazioni particolari che possano fuorviare l'attenzione del consulente finanziario. La MiFID2 pone una grandissima attenzione su questo, noi l'abbiamo sposata fin dall'inizio, quindi per noi la MiFID2 è come se fosse partita il 1° gennaio 2016, e quindi MiFID2 ben venga, è la più grande opportunità che oggi può avere un consulente finanziario. Il consulente finanziario però dovrà evolversi, dovrà diventare un vero e proprio educatore finanziario, dovrà essere in grado di essere vicino al cliente, ascoltare le sue esigenze, non essere condizionato da null'altro se non dalle esigenze di investimento del nostro cliente, del suo cliente. Un altro aspetto importante è che nei prossimi 5-10 anni ci sarà un grandissimo passaggio generazionale, circa il 60% della ricchezza delle famiglie passerà di generazione, quindi cambierà il modo di approccio, cambierà la cultura, cambierà il modo di comunicare e di relazionarsi. Se i consulenti sono pronti e hanno voglia di rimanere nel settore, dovranno fare questo grande cambiamento. Capitolo reclutamenti, quali sono gli obiettivi di quest'anno di Widiba e quali figure state cercando? E più in generale, quali sono le novità che avete in serbo per il mercato italiano per i prossimi mesi? Fronte reclutamento, l'ottima notizia che possiamo dare è che siamo già arrivati a 25 inserimenti dall'inizio dell'anno. Considerando che siamo una rete di 600 consulenti, la percentuale è molto alta. Ma questo perché siamo diventati molto, molto attrattivi, molto appetibili per quella fascia di professionisti che vogliono fare la vera consulenza finanziaria indipendente. E per indipendente non parlo di parcella o non parcella, parlo semplicemente di avere la possibilità di poter avere un dialogo, una relazione con il cliente senza nessun tipo di condizionamento, né di budget di prodotto né di sistemi di incentivanti su prodotti particolari. Noi dove ci stiamo impegnando? Ci stiamo impegnando sul far crescere la squadra con dei professionisti di livello. Possono essere promotori finanziari e quindi consulenti finanziari della concorrenza con esperienza ma con un basso turnover, possono essere dei bancari che hanno avuto un'esperienza come private banker, ma possono essere anche dei giovani laureati che vogliono intraprendere questa attività con grande passione e con il pensiero che ho appena citato. Come progetti quest'anno ci concentreremo moltissimo sulla formazione, stiamo investendo tantissimo sulla formazione sia sui consulenti che sui manager proprio per gestire questo grande cambiamento, e sempre di più anche sulla tecnologia per dotare i nostri consulenti finanziari di piattaforme altamente evolute che tolgono orpelli e fastidi operativi e burocratici ai consulenti e ai clienti e liberano molto spazio per la relazione. Grazie a Massimo Giacomelli di Widiba.